Le passioni conflittuali che nutrono ed esauriscono i destini. Vivere nel contrasto può essere una ragione di vita, o quantomeno una trascinante motivazione, a prescindere dalla nobiltà degli intenti. Come un'esistenza da eroici furori, alla Giordano Bruno, finalizzata all'agonistico dominio delle passioni. E può essere anche uno pseudo-eroismo reattivo, ossia orientato al dominio delle passioni altrui. Molte passioni tristi, come l'invidia e la gelosia, possono riempire il senso di un'esistenza, possono riempirne il vuoto come vuoto di senso. Ci sono caratteri o temperamenti, come quelli rappresentati da Shakespeare, che costituiscono un destino, il destino di un'indole, come natura e passione. Vedi Otello o Amleto. Si parla socraticamente anche di un demone che ci possiede, come un amico nemico interno, capace di castigarci e di consigliarci, oppure junghianamente di un'ombra, di un'ombra che non potremo mai né ingannare, né perdere, né vendere. La stessa isteria, come insegna Freud, appare il riempimento di un vuoto ad opera di una pulsione orientata al senso, investimento energetico dotato di telos, per Freud come scarico di senso. Posso fare destino del mio carattere, della ilmaniana forza del carattere, anche immedesimandomi in una passione fondamentale, radicale, quella per la quale magari un giorno sarò amato, glorificato, immortalato in un necrologio o in un'opera d'arte. Il nome sulla lapide del sogno di Kafka è ricamato da un artista. Posso fare passione o mito o maschera di me stesso, dannunzianamente, o lasciare che lo facciano gli altri, pirandellianamente. Ma a prescindere dal destino sensato di una passione, che notoriamente senza senso, il contrasto può giustificarne la pulsione e l'orientamento, e il nemico puntellarla, sostenerla, nutrirla, come i fantasmi di Desdemona e poi di Iago nutrono il destino di Otello. Una conflittualità venuta alla luce nell'Occidente moderno, soprattutto in chiave psicanalitica, è quella dell'adolescente in opposizione edipica rispetto al padre e alla stessa legge del genitore e dal genitore incarnata. A prescindere dalle elaborazioni per taluni datate di Freud e Lacan, la più banale pedagogia ci insegna che il ragazzo si fa le ossa sul contrasto generazionale, come i mici si fanno le unghie sui divani. Lo slancio idealistico dell'adolescente intravede traguardi che non avrebbero senso se non fossero murati o almeno frenati dall'Edipo generazionale, dal conflitto con l'adulto, padre o chi ne faccia le veci. La mancanza dei no e dei paletti minimi in ambito familiare arreca notoriamente danni allo sviluppo del ragazzo, esposto successivamente al freddo e anaffettivo mercato sociale. Ma le illusioni leopardiane di senso, alla ricerca prima o poi di risposte affidabili, passano attraverso le forche caudine dell'ostacolo. Ostacolo alle pulsioni e ai liberi progetti psicologicamente necessari per affrontare la vita. Teleologicamente, però, questa predisposizione all'ostacolo educativo, al combattimento, all'antagonismo, resta una tappa che, se non superata, può generare, per dirla con Freud, una fissazione alla fase, ossia la convinzione che ci sia senso nella vita di un uomo ogni volta che ci sia ostacolo,
anzi che proprio l'ostacolo finisca col secernere il proprio senso in una ennesima confusione tra senso e scopo, o tra senso e obiettivo, meta, risultato. Ma il senso radicale della vita di un uomo, con buona pace dei voli immaginari dell'adolescenza, non va confuso con il suo ostacolo, ossia con il nemico da combattere, natura o uomo, mondo o cultura. Anche qui, infatti, nell'Edipo generazionale vi è un controsenso da combattere. Anzi, l'adolescente impone il suo senso contro il senso dei genitori o loro surrogati, il 68 insegna. Ma sarebbe del tutto pericoloso quando la fase adolescenziale, che dovrebbe essere esaurita, farsi dettare ancora il senso proprio dalla sintassi della lotta contro il senso dell'altro, genitore compreso. Tant'è vero che l'uomo che si ferma nella sua vita al contrasto adolescenziale con il genitore da combattere e superare, magari l'ombra di un genitore che non c'è più o rivive nella legge o i suoi surrogati, ristagna in una condizione reattiva, dove il senso permane solo come lotta contro il senso dell'altro. Se è vero che l'esistenza è lotta, fatica e continuo superamento di ostacoli per la nostra affermazione, è altrettanto vero che limitarsi a vedere nella stessa lotta il significato della vita, dimenticando quello per cui si lotta, è retorico, estetizzante, ineluttabilmente adolescenziale.